Bentrovati in questa nuova puntata della trasmissione Il Punto, il contenitore di approfondimento giornalistico di Licata News. Questa sera tratteremo un tema molto particolare, un tema molto sentito che ha toccato le coscienze di un'intera comunità, della comunità licatese e non solo. Infatti parleremo anche di Palmo di Montechiaro, di Enna, di Agrigento, con tematiche particolari, ossia dei delitti efferati che si sono registrati negli ultimi anni. Qui con me ci sono dei graditi ospiti, stiamo parlando di padre Totino Licata. Inoltre abbiamo anche il sindaco di Palma di Montechiaro Pasquale Amato e l'avvocatessa Anna Carlino, con cui tratteremo questa tematica. Affronteremo anche i punti salienti attraverso delle telefonate dei familiari, dei diretti interessati, delle vittime che purtroppo ci sono state nella provincia di Agrigento e anche ad Enna. Bene, iniziamo subito a rompere il ghiaccio parlando subito con un primo cittadino, col primo cittadino di Palma di Montechiaro che abbiamo qui con noi, con una domanda secca: che cosa significa affrontare tematiche di violenza di simile genere attraverso anche l'omicidio che c'è stato ultimamente della ragazza romena che si è registrato a Palma di Montechiaro, un omicidio efferato, un omicidio che non ha avuto, eguali. Che cosa significa affrontare una simile situazione da primo cittadino? Da primo cittadino c'è purtroppo una triste constatazione che non è un caso eccezionale, invece nei nostri territori è una costante. E questa è la parte drammatica, perché non è dovuta alla follia soltanto, ma è dovuta anche purtroppo a un sistema ingangrenito. E questa è la situazione più triste in quanto primo cittadino. In quanto cittadino di un territorio fa altrettanta amarezza a non capire perché non abbiamo il diritto di essere stato civile, perché io voglio perdere un attimo proprio in questo omicidio. Cioè, accusate è un soggetto che era stato, fra l'altro, attenzionato nell'omicidio del ragazzo Morgana nel 2013 e bisogna constatare, è possibile constatare, che la persona che era attenzionata per un omicidio nel 2013 può armato uccidere una ragazza, e questa è una cosa che diventa illogica. Perché diventa illogica? Perché uno Stato civile chiaramente dovrebbe avere il governo del territorio e non potrebbe sottostare a quella che poi è la libera uscita di questi criminali che sul territorio purtroppo governano parte di questo territorio stesso. Questa è la parte drammatica. La stessa domanda però in un settore totalmente diverso, il settore della Chiesa, un ambito molto delicato, quindi in che maniera la Chiesa si approccia invece a coloro i quali fanno sì che avvengano questi atti crudeli? Io penso che bisogna oggi sempre tenere presente una distinzione profonda tra quello che è il linguaggio della giustizia e quello che è invece l'idea del recupero o della redenzione. La redenzione occupa l'intera persona e quello che è il senso della giustizia invece guarda un aspetto particolare di qualcuno o di tanti che hanno fatto o commesso delle malvagità. E l'uno e l'altro è necessario, e l'uno e l'altro bisogna che si integrano, ma non possiamo, per portare avanti una parte, tralasciare l'altra, assolutamente. Benissimo, qui con noi è anche la vicepresidente della neonata OPA. Che cosa significa OPA? È l'acronimo di quale sigla? Per OPA noi intendiamo un osservatorio permanente antiviolenza di genere. Diciamo che è la prima associazione che nasce a Licata, formata di donne, che diciamo, all'interno dell'associazione svolgono varie, diciamo, ci sono varie professionalità. Parliamo di psicologi, di educatori, di legali, di persone, diciamo, di volontarie, le socie, che tendono, diciamo, attraverso questa associazione di essere un punto di riferimento per le donne, che ormai sappiamo che è diventato un problema, è un'epidemia, la definirei, per il numero di donne che vengono maltrattate, abusate,
sotto tutti i punti di vista, diciamo non solo quello fisico ma anche morale, le vessazioni in famiglia. La cosa più grave è che tutti questi, diciamo, tra virgolette, reati si consumano all'interno delle mura domestiche. La percentuale di donne che vengono sottoposte a maltrattamenti, al di là che siano maltrattamenti fisici o morali anche, il fatto che la donna magari tende sempre a svolgere il ruolo di croce rossina nei confronti del compagno, del marito, dei figli, che anche lì all'interno della famiglia il posto sembra il posto meno ideale dove si possono meglio consumare determinati reati. Purtroppo la realtà è questa. Il 70% delle violenze che si dirigono verso le donne sono proprio degli uomini che stanno accanto alle donne. Parliamo di coniugi, conviventi, fidanzati, parliamo anche del padri. Caso appena citato, anche a Palma ne prova, questa ragazza romena uccisa a Palma era il convivente, comunque il compagno. Qui vediamo in questo momento la foto della ragazza uccisa a Palma di Montechiaro, appunto, poco quindi, tempo fa. Quindi diciamo che l'OPA ha come progetto da realizzare, perché appunto come diceva Gloria, che tra l'altro è la presidente dell'OPA, lo scopo è quello di aiutare a accogliere queste donne che vengono o che sono state maltrattate, ma non solo questo. Noi faremo una campagna di sensibilizzazione nei confronti del territorio, quindi nei confronti anche dei giovani. Già iniziamo sabato, giorno 7 febbraio, presso l'Istituto Filippo Re Capriata, dove ci sarà un convegno. E di questo infatti ne parleremo, daremo appunto altre delucidazioni tra pochissimo. Intanto vi fermo un attimo perché vorrei affrontare quella che appunto nel servizio viene definita una scia di sangue lunga 11 anni. Pensate un po'. Vorrei farvi vedere questo servizio per ripercorrere un periodo che è finito l'altro ieri in un altro tragico assassinio. Vediamo. È una scia di sangue lunga 11 anni, quella su cui ci concentriamo in questa riflessione, su tre differenti delitti che hanno scosso e impressionato la tranquillità della quotidianità licatese. In due dei tre casi le vittime sono giovani. In tutti e tre stupisce e colpisce l'efferatezza e l'accanimento con cui si è materializzata la pratica omicida. È il tardo pomeriggio del 16 agosto 2004 quando scompare Angelo Aiola, uscito con il suo motorino, un Aprilia SR Racing 50 di colore nero e rosso. Da quel giorno Aiola non avrebbe mai più fatto ritorno a casa e non ha più dato sue notizie. Al caso si è interessata la celebre trasmissione televisiva Chi l'ha visto, che nella scheda realizzata sulla scomparsa del giovane scrive così: anche se attraversava una piccola crisi adolescenziale, i familiari e gli amici escludono che possa essersi allontanato volontariamente. Nessun segno premonitore di un gesto del genere è stato notato e a casa sua sono rimasti il cellulare, i vestiti, i documenti e il denaro. L'8 novembre, in un casolare abbandonato sulla strada statale 115 per Agrigento, il ritrovamento di un cadavere. La morte sarebbe dovuta a un colpo alla nuca vibrato con un ferro a punta. Successivamente il corpo viene dato alle fiamme.
Il 9 gennaio dell'anno seguente arriva la notizia temuta. Gli esami accertano che il corpo trovato bruciato all'interno di una casupola abbandonata sulla SS-115 è proprio quello di Angelo Aiola. Quella che era una sparizione inspiegabile diventa un delitto efferato. Secondo il RIS, Angelo Aiola sarebbe stato ucciso in una data molto prossima a quella della sua scomparsa, forse la stessa sera e nello stesso luogo in cui sono stati trovati i resti del corpo. Da allora cala il buio sulla vicenda, malgrado indagini e tentativi di arrivare alla verità, nessun nome e nessun volto vengono dati all'autore di quell'omicidio. Sei anni dopo, siamo nell'ottobre del 2010, un orrendo duplice delitto torna a segnare le coscienze e le sensibilità della comunità licatese. È il caso dei coniugi Antonino Timoneri e Maria Di Miceli, uccisi e sgozzati barbaramente durante una rapina all'interno della propria abitazione, nella centralissima via Marotta, a ridosso di Piazza Progresso e di Palazzo di Città. Il movente, fin dal primo momento, è sembrato la rapina. Lunghe anche in questo caso le indagini, riaperte nel dicembre del 2012 quando gli inquirenti hanno effettuato nuovi rilievi sugli oggetti della casa di via Marotta, inviati anche al laboratorio del Centro Nazionale di Polizia Scientifica di Roma per individuare gli autori dell'efferato delitto. Riservo massimo, ma risultato nullo. Anche questo caso non è infatti giunto a conclusione e anche la responsabilità del duplice omicidio dei coniugi Timoneri non è stata accertata, malgrado gli accorati appelli dei figli dei due anziani, che a più riprese hanno chiesto e continuano a chiedere giustizia per i loro genitori. L'ultimo caso preso in esame in questa scheda è cronaca dei giorni scorsi. Lo scenario è probabilmente uno degli scorci più belli che la natura offre a Licata, Cala Balatazza. Il resto somiglia a un film dell'orrore. Il corpo in avanzato stato di decomposizione di un giovane uomo viene ritrovato in una villetta abbandonata sul mare. La mente, fin dai momenti immediatamente successivi al ritrovamento, corre ad Angelo Truisi, il giovane fabbro, scomparso dallo scorso 2 gennaio. La madre di Truisi avrebbe riconosciuto una scarpa e alcuni brandelli di indumenti indossati dal figlio al momento della scomparsa. Nei giorni scorsi l'esame del DNA e l'autopsia sulla salma eseguita nell'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dal dottor Cataldo Ruffino dell'Università di Catania è disposta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Esame autoptico e test del DNA che serviranno per chiarire le cause della morte, eventuali armi usate per compiere il delitto e per svelare definitivamente l'identità della salma. Parallelamente, le indagini del commissariato di polizia di via Campobello, coordinato dal vicequestore Angelo Cavaleri, e della squadra mobile di Agrigento diretta da Giovanni Minardi. Si cerca tra le conoscenze del giovane, diversi gli interrogatori già effettuati e accertamenti sono in corso anche su autovetture, su una cisterna presente all'interno della villetta che nei giorni scorsi è stata svuotata. Bene, omicidi, ecco, delitti a cui ancora non è stata trovata una soluzione, non sono stati trovati i responsabili o i responsabili a seconda di chi che sia, ma oltre ad Angela Iole, coniugi Timoneri di cui abbiamo parlato, Angelo Truisi, e c'è anche Giovanni Brunetto. Era stato ritrovato infatti in un terreno a Canicattì in contrada Casalotti il cadavere di Giovanni Brunetto, l'imprenditore, come ricorderete, di Licata, scomparso il 7 maggio, e a scoprire il corpo senza vita, pensate un po', dell'uomo sono stati i poliziotti del commissariato di Licata che indagano sulla vicenda. E un altro grave fatto che ha scosso le coscienze, come dicevo poc'anzi, le coscienze di una cittadina tranquilla, della cittadina di Licata, e molti sono stati coloro che si sono scagliati anche su Facebook contro questi atti che si potrebbero definire anche vili. Oltretutto, un gruppo Facebook appunto era stato creato a proposito del giovane scomparso appunto di Angelo Truisi proprio per far sentire il sostegno. Quindi, Sindaco, Palma di Montechiaro e Licata sono molto vicine. Purtroppo un caso simile è successo di recente anche nella cittadina del Gattopardo. I ragazzi hanno un ruolo importante in tutto questo contesto. Ma io non so se è un problema di ragazzi, io penso che è il contesto che non funziona. Perché a sentir parlare, abbiamo visto un po' la cronaca ricostruire di tre casi e poi il quarto citato, e si dice di tutte e quattro irrisolti, c'è qualcosa che non funziona. E se poi ci sono i ragazzi,
invischiati in questo, è chiaro una cosa, che i momenti dello scontro soprattutto sono vissuti alla giovane età, è più facile che la vittima ricada fra i giovani, questo è chiaro, però quello che colpisce è un dato. Da una parte sembra che, non vorrei dire castronate, ma onestamente fa senso, quattro casi irrisolti, sì. È un caso, ma io penso agli ultimi casi anche a Palma di Montechiaro, questo fortunatamente della ragazza rumena pare ha confessato il ragazzo. Questo diciamo un caso c'è risolto, ma altri casi non sono risolti. Questo fa capire che c'è un qualcosa di contesto che dovrebbe richiedere un'attenzione diversa dello Stato. Io in questi giorni stavo pensando proprio alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che è un siciliano. Ho un'attesa, la devo confessare, è un uomo nobile, perché delle tragedie di famiglia non ha fatto un mestiere per carpire vantaggi personali, ed è una persona sensibile, basta ricordare le prime parole dalla sua elezione. Però mi attenderei un qualcosa che ci permetta anche a noi, se abbiamo diritto, facciamo parte di questa Italia, di avere il diritto di essere riconosciuti cittadini. E non si può risolvere pensando che è la magistratura che qui non fa il suo dovere, gli organi inquirenti. Qui c'è un fatto diverso. Ci sentiamo abbandonati, Sindaco? No, io direi che invece c'è un ruolo dello Stato non adeguato. In che senso? Non con gli operatori che ci sono, ma uno Stato che non si rende conto che la Sicilia, dove il settore che garantisce la massima esportazione nel 2013, che è l'agricoltura, fa realizzare un export di 900 milioni di euro, e nella sola provincia di Trapani in 15 mesi vengono confiscate 1.250 milioni alla mafia, cioè nella sola provincia di Trapani, più dell'intero prodotto che l'agricoltura riesce a... Significa che c'è qualcosa che non funziona. Qui abbiamo una mediazione che va a tutto vantaggio della mafia come potere e come controllo del territorio, e che non è normalità. Allora, se non è normalità, io ritengo che uno Stato dovrebbe aggredire quella condizione come un caso di non normalità. Quando in Italia si consolidava la posizione delle Brigate Rosse, dalla metà degli anni 70, 74, 75, 76, con l'incalzare, quando si capisce che effettivamente diventava un fenomeno che voleva sostituire lo Stato in certe parti del potere, del governo, del territorio, allora lo Stato interviene in modo deciso. E non si va a colpire soltanto chi aveva sparato, si va nei covi a smantellare l'organizzazione. Ora, se di fatto qui è una tecnica che un ragazzo viene ammazzato e poi viene bruciato, qui non stiamo parlando di fatti di omicidio, di raptus, di folli, qui stiamo parlando di gente che sistematicamente pensa che le regole sono anche queste. Ma se sono anche queste, c'è questa convenzione, vuol dire che lo Stato non è riuscito a conquistare quella parte di territorio che è stato abbandonato a loro. Allora io non mi pongo il problema se questo ministro quell'altro fa nel loro dovere, non c'entra niente, non è questo secondo me il sistema per affrontarlo. Qui o l'Italia si mette in testa che la Sicilia non va aiutata portando soldi, non ne vogliamo soldi dallo Stato italiano per fare opere, perché tanto poi ci mettono le mani, la mafia ci mette le mani sopra. Allora facciamo una cosa, ci vogliono aiutare? Benissimo, considerano che la Sicilia è un sistema incancrenito tipo BR anni 70, che avevano, se erano impostati di parte dello Stato, aggrediamo il territorio siciliano, a quel punto liberateci, è il regalo più grosso che ci potete fare, caro Stato. Non è quello di portare soldi che non siamo capaci di controllare, che sui quali gestire, poi mettono le mani proprio la mafia. Ma ripartiamo la fretta, non ne vogliamo soldi. Questa è la sfida che vi farei. Però sappiamo che quando si va a pensare alla lotta alla mafia bisogna stravolgere completamente la pianificazione
ed è un atto di Stato, è un programma non di un governo, di una missione di uno Stato, che è una cosa diversa, non è l'azione di un ministro che si richiede di mettere in gioco. Allora noi ci rendiamo conto che si farebbe sul serio, altrimenti, perdonate, non si fa assolutamente sul serio, la colpa non è dell'organo inquirente locale, che non c'entra niente, perché se poi il personale lo devono ridurre a una volante nel territorio di Palma di Montechiaro come se fosse Trento, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Questo è infatti un argomento che abbiamo spesso trattato nella cronaca locale, quindi un problema che riguarda non solo Palma di Montechiaro ma anche Licata, quindi sono dei disagi poi causati di conseguenza al territorio, alla sua comunità e soprattutto insomma fanno sì che si fa sia ovviamente con uno scarso controllo che avvengono degli episodi poco piacevoli. Intanto tutti voi a casa, io vi ricordo che per intervenire in diretta con i nostri ospiti potete chiamare lo 0922 80 38 77 oppure mandare un sms con la vostra domanda al numero 388 6212 622. Quindi seguiteci in diretta streaming sul nostro sito internet www.licatanuovatv.it alla sezione diretto alla nostra pagina Facebook Licata Nuova TV canale 10, dove troverete il link allo streaming. Adesso vi lascio per un attimo di pubblicità, a tra poco. Rientriamo subito in studio parlando del tema molto delicato, che è appunto quello degli atti criminosi e comunque gli atti di violenza e delitti registrati sia appunto nel nostro territorio, nella vicina Palma di Montechiaro ma anche ad Enna d'Agrigento. Infatti man mano nel corso della puntata vi parleremo di alcuni casi specifici, avremo collegamenti telefonici infatti con delle famiglie che tuttora vivono l'angoscia appunto di non avere più la propria figlia, la propria nipote, la propria zia, appunto a causa della mano efferata di un uomo. Ovviamente vi ricordo gli ospiti in studio, quindi l'avvocatessa Anna Carlino, il sindaco Pasquale Amato, il sindaco di Palma di Montechiaro, padre Totino Licata, che interverranno appunto nel corso della serata. Ovviamente doveva essere in studio con noi anche Giovanni Minardi, appunto il dirigente responsabile della squadra mobile di Agrigento, per problemi istituzionali non è potuto essere qui con noi. In diretta, in questo momento, in diretta telefonica abbiamo il commissario straordinario del comune di Licata, Maria Grazia Brandara. Pronto commissario, mi sente? Sì, la sento. Buonasera a tutti e anche agli ospiti studio. Buonasera a lei. Una frase molto importante che lei ha detto, la violenza è l'ultima risorsa degli incapaci, quindi la dice lunga questa frase. È l'ultimo rifugio degli incapaci. Forse ho sbagliato nella prima, la frase non è mia, è di Asimov, ed è la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Frase che sottoscrivo convintamente, e se mi posso permettere, se ben ricordate, nel giorno del mio insediamento come commissario di questa splendida città che è Licata, ebbe a dire che due erano le emergenze, secondo me, vabbè, insomma, non secondo me, ma le emergenze di quasi tutti i comuni, ma di Licata in particolare, che erano lavoro e sicurezza. Beh, oggi questa recrudescenza della violenza davvero è una piaga che dovremmo in tutti i modi cercare di sconfiggere. Commissario, gli istituti di Licata, gli istituti superiori sono scesi in piazza qualche giorno fa appunto in una marcia pacifica per dire no agli atti di violenza. C'era anche lei? Certo, e l'ho fatto con convinzione, intanto per grande rispetto nei confronti di questi ragazzi che hanno avuto la sensibilità di scendere in piazza tutti insieme per manifestare contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di sopraffazione dell'uomo nei confronti dell'altro uomo. Infatti ho fatto, diciamo così, una puntata lampo, perché poi dovevo ritornare ad Agrigento per una riunione già convocata in prefettura, ma diciamo che uno dei momenti più belli di questa mia breve permanenza a Licata, perché poter così stare in mezzo ai giovani, condividere con loro una battaglia sentita, mi ha dato veramente una carica importantissima. Semmai devo lamentare, insomma, che come spesso accade la città non c'era, ma devo anche lamentare che non molti insegnanti erano presenti
a dare non manforzi ai ragazzi, ma insieme a loro a condividere un momento di grande tensione morale. Bene, la ringrazio. Un augurio che può fare ai giovani di Licata, in quanto commissario straordinario, in quanto donna? L'augurio è quello di tenere sempre la schiena dritta, di non cedere mai a nessuna lusinga e andare avanti sempre avendo come loro faro sicuramente la legalità, perché poi alla fine paga sempre. Buon lavoro a voi, una buona serata e tanti saluti agli ospiti. E ai telespettatori ovviamente. Grazie. Mi rammarico molto di non essere presente questa sera, spero insomma che qualche volta poter far coincidere gli impegni palermitani con una delle vostre magnifiche puntate. Commissario, un'ultima domanda, un susseguirsi di omicidi negli ultimi 11 anni, come abbiamo mostrato nella scheda, un ultimo purtroppo omicidio, cosa ne pensa? Lei si riferisce al giovane ovviamente? Al giovane, sì, al corpo guardi, ritrovato, ecco. Ma guardi, qualunque sia stata la motivazione, ma come si fa ad impedire così nei confronti di una giovane vita? In questo momento il mio pensiero va alla sua famiglia e un grande abbraccio solidale nei confronti di questa famiglia. Spero che la loro disperazione si trasformi insomma in un pensiero positivo pensando al loro ragazzo che comunque non c'è più e così, è stato così barbaramente ucciso. Il primo impegno sarà insomma appena loro troveranno un poco di serenità di andare a portare anche l'abbraccio dell'istituzione comune per fare sentire loro tutta la città vicina in un abbraccio solidale. Si era parlato anche di una fiaccolata se non sbaglio. Guardi, io inizialmente ho detto che avremmo studiato insieme in uno dei prossimi giorni un'iniziativa da portare insieme. Abbiamo voluto rispettare i tempi anche, diciamo così, della giustizia, ma del riconoscimento vero del povero giovane. E ho partecipato alla marcia con l'intenzione di marciare anche per questo giovane barbaramente ucciso, ma mi confronterò già da lunedì con il Consiglio Comunale, con il Presidente, con il Capigruppo e per capire cosa decidere insieme, se fare una fiaccolata o un'altra iniziativa per gridare forte il no alla violenza in tutti i sensi. La ringrazio commissario, buon proseguimento di serata. Grazie, grazie per il suo intervento. Buona serata, grazie. Padre Totino, il commissario Brandara ha detto una cosa molto particolare, la città non c'era, proprio in quel momento in cui è stata organizzata questa marcia pacifica. E mi viene in mente anche a ottobre un pensiero che è stato rivolto attraverso la giornata del ricordo delle vittime di violenza, organizzato da un comitato licatese ma anche dall'associazione A Testa Alta. Una marcia, un'omelia all'interno della Chiesa del Carmine, grazie a Don Giuseppe Sciandrone pure, però anche lì è stato detto che la città non era presente. Come mai, secondo lei? Per paura? Per menefreghismo? No, io suppongo c'è un linguaggio di indifferenza che è non tanto un aspetto così personalizzato, ma è come un sistema filosofico all'interno della nostra città. Sono tanti i motivi che portano anche a questo, le delusioni di 50 anni di politica, ce ne sono altre, ma questo linguaggio della indifferenza poi noi lo troviamo sempre e comunque. Io ricordo anni addietro, con un impegno non indifferente da parte dell'associazione Antiracket, avevamo cercato di penetrare quel muro terribile che per ora sussiste nel nostro territorio, che è il linguaggio agroalimentare. Avevamo fatto delle proposte. Fra l'altro era venuto Ettore Rosato e avevamo programmato un bel convegno spiegando cos'è la legge antiracket e antiusura,
perché non è soltanto legato al racket, all'uso, c'ha una problematica molto grande. E quindi volevamo, ebbene, mancavano gli interessati. Ora non possiamo sempre dare colpa al dire è un tempo propizio, non è tempo propizio, non piove, non piove. C'è un sistema, proprio come un linguaggio da filosofia in cui siamo entrati a manifestare quella che è, quello che è il nostro dato negativo fortissimo. Padre Dottino, sarà scusa, forse una forma di apatia da parte della città nei confronti di queste tematiche forti che si stanno susseguendo in una città comunque, ahimè, dispiace dirlo, ma martoriata da diversi episodi? La città è martoriata, ma la città, se non risponde, non può mettersi dietro l'etichetta di un'apatia, perché oggi muore questo ragazzo che appartiene a questa famiglia, potrebbe morire un altro ragazzo che è di un'altra famiglia, oppure appartenente a me. Allora, noi abbiamo un linguaggio culturalmente molto lungo di non essere capaci a partecipare. La nostra partecipazione è sempre finzione, sempre finzione. Questa è un'accusa che faccio a me stesso e alla città. Noi realmente facciamo finzione, non partecipiamo. Quindi solo per esserci davanti alla gente. Solo un po' esserci. È questo, il giudizio nei confronti da parte delle altre persone in questo senso? È un giudizio che viene legato a una forma di famiglia che si ritrova soltanto nel bisogno, per cui muore, io vado a trovare, per cui c'ha di bisogno, io ci vado, ma terminato quello, io con quella famiglia non ho niente a che vedere. Ed è questo un sistema che poi troviamo colpe, che poi riusciamo a leggerlo. Io credo che qualunque lettura oggi non ha spiegazione. Andiamo ai casi di femminicidio, sono diversi in tutta Italia e ahimè ne abbiamo parlato anche precedentemente col sindaco Pasquale Amato, accaduto anche a Palma di Montechiaro. Stiamo parlando di Alina Condurà, che è la giovane di 22 anni che è deceduta per mano del compagno, la vediamo qui in fotografia, anche una bella ragazza tra l'altro. Cerchiamo di ripercorrere un po' ciò che è successo in quella giornata in cui si è registrato appunto l'omicidio, per chi non ricordasse. Ha cercato di scappare per 50 metri a perdifiato, ha corso lungo i terreni dell'azienda agricola di Contrada Cipolla nelle campagne di Palma di Montechiaro, ma è stata raggiunta vicino ai filari della vigna dove dopo una colluttazione il convivente le avrebbe esploso contro da distanza ravvicinata, due colpi di pistola che l'hanno centrata fra il basso addome e l'inguine. Alina è morta per una emorragia interna ancora prima di arrivare al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, dove la giovane romena residente a Nara e domiciliata a Palma di Montechiaro è stata trasportata. Il PM di Agrigento Andrea Maggioni, dopo ore e ore di interrogatori, ha disposto il fermo del fidanzato Angelo Azzarello, 24 anni, quindi sindaco, giovanissimi. Secondo i carabinieri che si stanno occupando dell'inchiesta sull'ennesimo femminicidio, i due convivevano e avevano una relazione da circa 3 anni. Negli ultimi mesi però le discussioni e i litigi si sarebbero fatti sempre più frequenti per la morbosa e ossessiva gelosia di Azzarello, sfociata nell'aggressione mortale della serata. Io credo che il vertice gelosia non sia la prima volta che viene tirato in ballo, infatti ne parleremo anche con gli altri ospiti telefonici che sono state vittime anche loro in quanto famiglia del dolore causatogli. Avvocatessa, la gelosia, ecco, provoca, può portare allo stalking, quanti casi in base al suo mestiere, un mestiere delicato quello di avvocato, si registrano anche a Licata in percentuale? Ma diciamo che come percentuale non,
Non penso che ci siano dei rilevamenti da parte delle autorità, perché molti di questi reati si consumano, dico sempre, all'interno delle mura domestiche. Tra l'altro c'è una forma di vergogna da parte delle donne che subiscono violenze, maltrattamenti all'interno della famiglia, perché non ci dimentichiamo mai che chi commette questi episodi, diciamo, di violenza è sempre l'ex coniuge, il fidanzato, il compagno. Il padre, in taluni casi ne abbiamo avuto anche modo di c'è certezza, tipo per gli emigrati, tipo le pakistane, che si comportano in una certa maniera perché vogliono comportarsi come gli italiani, perché vivono in Italia e vengono uccise dai. Dico, quello è un caso a parte. Però il problema è un altro, un problema, diciamo, mentale. Il problema è che gli uomini, perché aggrediscono le donne? Diciamo che la gelosia, l'ossessione. Nasce dal fatto che purtroppo anche i mezzi di comunicazione hanno fatto della donna un oggetto. Probabilmente il fatto che mancano i valori, no? Quell'educazione pubblica che insegni rispetto per le donne. La donna, in quanto donna, dicevo Oriana Fallaci, che il problema fondamentale delle donne sta proprio in questo, essere donna. Quello che dovrebbe essere più apprezzato, diciamo, no? Praticamente viene visto come una colpa. Il fatto che noi notiamo, diciamo, giornalmente, accendendo o vedendo il telegiornale, che almeno una donna viene uccisa. Diciamo, questa è una cosa veramente Ormai è terrificante. diventata quasi una È routine, una accendiamo la notizia. televisione e lo E sentiamo ogni c'è, sì, giorno. qualsiasi. E, però un dato certo è quello che sempre diciamo, frutto di amore criminale. Si parla di coniuge cioè, o ex coniugi, uomini che non resistono al fatto, diciamo, della separazione. Apparentemente, diciamo, un modo civile, se per due persone che non vanno d'accordo, è quello di separarsi anche consensualmente, o uno dei due può essere anche non essere d'accordo a separarsi. Ma questo non dovrebbe essere, diciamo, uno studio più approfondito dal punto di vista psicologico, no? Che potrebbe, io non mi voglio addentrare in ruoli che non. Mi spettano, però penso che questa forma di possesso, essendo la donna vista come un oggetto di proprietà dell'uomo, praticamente nel momento in cui questa donna decide di ritrovare la sua libertà, ma anche per ritrovare la propria dignità, perché non pensiamo sempre male, perché noi siamo abituati che le donne che prendono l'iniziativa di separarsi vengono punite anche dalla società dal punto di vista, diciamo, nel modo di avvicinarsi a queste donne, perché molte persone denigrano. Screditano le donne proprio perché sono così capaci e caparbie di andare avanti anche subendo il giudizio anche morale della stessa famiglia a cui appartengono moltissime volte. Io dico, si dice il peccato e non il peccatore, però occupandomi anche, diciamo, di questa materia diritto familiare, mi sono accorto che molte delle donne che accusano, diciamo, questi problemi in famiglia. Molte volte si chiudono per la vergogna che i vicini, cioè la famiglia di origine, vengono a conoscenza di queste violenze che loro patiscono, diciamo, dai propri mariti o dal proprio coniuge. E la cosa è triste perché non voglio essere comunque per forza di parte, però mi accorgo che tutte le donne che subiscono violenze. Iniziamo dagli schiaffi, spintoni, lividi, per non arrivare per forza a forme di violenze così gravi. Però diciamo questi sono segni di una possibile violenza più grave. E infatti nel tempo questi uomini che iniziano a usare le mani così tanto per scherzo, poi arrivano pure a diventare veramente violenti. Abbiamo assistito, le udienze penali sono pubbliche in tribunale ed è triste vedere i racconti di donne che per farsi, diciamo, per rendersi credibili anche, perché non è facile rivolgersi alla giustizia o all'autorità, diciamo, di polizia ed essere creduta, perché quando si va a fare una denuncia, vero è che normalmente le persone si rivolgono. Le donne in questo caso si rivolgono ai legali per farsi assistere, però è anche vero che se dal punto di vista economico non hanno, perché ci sono molte donne dalle nostre parti che non lavorano, quindi se sono in dissidio con il partner non possono chiedere soldi per andare,
La questione lavoro è un fatto molto importante perché in territori dove, in cui ovviamente manca il lavoro, la donna si sente maggiormente assoggettata al marito in quanto non ha un'autonomia economica, di conseguenza avendo dei figli o magari anche non avendone, si sente maggiormente assoggettata al marito e quindi non, il fatto non permette questo distacco. Sì, sicuramente, però non è il motivo determinante quello economico, perché sembrerà strano, ma almeno dalle nostre parti, molte famiglie cosiddette democratiche, diciamo tra virgolette, nel senso che c'è rispetto per la donna in quanto essere umano e quindi pari dignità, però non hanno le donne che non lavorano, molte non hanno l'autonomia economica. Sì, spessissimo capita che il conto bancario, il conto postale, i risparmi familiari sono solo intestati al coniuge che lavora, sempre il marito. Molte donne non conoscono come la situazione economica familiare, perché cioè, veramente, poi entriamo diciamo, nell'assurdo che la donna ancora dalle nostre parti, non stiamo parlando di zone a noi lontane, c'è questa cultura ormai diciamo, atavica, no? Che la donna è obbediente e comunque tiene alla famiglia solo se è tenuta, diciamo, tra virgolette, dal punto di vista economico, stretta. Questo però è una mancanza di rispetto gravissimo nei confronti della donna, perché normalmente la donna è quella che gestisce l'economia familiare e anche se non collabora attivamente nel portare un reddito, però dovrebbe saperlo distribuire nei confronti, diciamo, a favore della famiglia. A telefono in questo momento abbiamo Giovanni Scialfa, il papà che subisce ovviamente quello che è un dolore grande, la perdita della figlia. Stiamo parlando di un grave atto di femminicidio. Il termine coniato purtroppo per definire questi numerosi atti di violenza contro le donne. Non andiamo lontano, siamo qui, siamo molto vicini, siamo ad Enna. Il signor Scialfa ha subito, diciamo, questo grave dolore. Signor Scialfa, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo chiederle, 30 anni per l'assassino di vostra figlia, bastano per riuscire a perdonare? Ma guardi, perdonare non basterebbe neanche una vita intera, perché non si può perdonare un delitto del genere. Io dico sempre che chi fa un omicidio del genere dovrebbe essere rinchiuso in carcere e non uscire più, non avere né attenuanti, né agevolazione, né nulla, perché a parte che tutto quello che sta succedendo in questi anni è una vera e propria carneficina, perché è una carneficina, e se non si inaspriscono le pene, io sono sicuro che ancora questa vita continuerà, cioè continueranno ancora a farlo, perché non hanno paura, perché con pochi anni escono. Certo, e in questo caso da quanto tempo procede questo calvario? Ecco, chiamiamolo in questa maniera. Ma guardi, domani saranno 3 anni dal momento in cui nostra figlia è andata via da casa. Ad aprile saranno 3 anni, 24 aprile saranno 3 anni della sua scomparsa. Un calvario vero e proprio, possiamo dire che è un calvario perché quello che noi stiamo subendo anche, come dire, a livello interno, anche a casa nostra, perché guardandoci in viso, con mia moglie a volte non riusciamo neanche a parlare, perché sono dei ricordi che ci affiorano, pensieri, sapere se potevamo fare qualcosa in più, se potevamo agire prima, però non si poteva, perché non c'erano i tempi materiali e non c'era nulla che ci portava a pensare che poteva succedere qualcosa del genere. E il nostro calvario continua ancora, perché poi ci sono diversi tipi di, come dire, di provocazioni più che altro, perché poi le provocazioni della sua presenza nelle aule, che non sarebbe neanche necessaria la sua presenza, le provocazioni della difesa, degli avvocati che poi dicono sempre cose fuori della norma, offendendo anche la memoria di nostra figlia, questo è veramente un calvario. E poi la violenza che subiamo, perché anche a livello giudiziario è una violenza per noi, perché certamente, ripeto a dire, sentire una difesa che fa di tutto per
mettere in difficoltà, diciamo, noi, perché non possiamo parlare, non possiamo agire, dobbiamo stare calmi, ma le offese, le umiliazioni che si protraggono durante tutte le udienze sulla vittima, questa è anche violenza, la violenza anche a livello di, parliamo di forze dell'ordine, perché o di magistrati che non fanno bene le indagini, i poliziotti che ci guardano possibilmente a noi come se fossimo noi quelli che abbiamo fatto il delitto. Cioè, queste sono delle violenze vere e proprie, oltre che al calvario, ripeto a dire, di quello della sofferenza che abbiamo di nostra figlia. Tra l'altro l'assassino, è brutto dirlo, ma così è, di sua figlia, Francesco Lopresti, 35enne, ha chiesto anche perdono a voi. Ma guardi, il perdono che lui ha chiesto a noi è stato fatto in una lettera che io non ho neanche voluto leggere, non ho neanche voluto ascoltarla, perché lui parla di perdono, ma noi abbiamo delle intercettazioni dove questo perdono lui lo chiede soltanto per avere da parte dei giudici magari un po' di clemenza. Però io le posso assicurare che lui non è pentito assolutamente, perché, ripeto a dire, l'intercettazione che noi abbiamo, sappiamo benissimo che lui ha giocato anche sul fatto della perizia che doveva fare sulla incapacità di intendere di volere. E parla chiaro, cioè lui proprio a noi ci odia. Oggi tra l'altro si è svolta un'altra udienza, che cosa è emerso? No, è emerso che c'è stata una discussione, la discussione da parte del PG e delle parti civili, degli avvocati delle parti civili, che hanno fatto la loro discussione. Ora è stata rinviata all'11 che ci sarà la discussione da parte della difesa. Però posso dire che sia da parte del PG che degli avvocati della parte civile ci sono stati, diciamo, una discussione breve ma molto, come dire, dove racchiudeva tutto quello che si doveva dire a dimostrazione che lui il delitto l'ha fatto, anche se non è mai stato detto, ma è stato, come dire, premeditato, perché ci sono molti elementi che portano alla premeditazione. Però ripeto a dire, noi subiamo anche, come dire, senza aver fatto nulla, subiamo da parte anche di inquirenti e magistrati, proprio perché le investigazioni non vengono fatte bene. Hanno avuto troppa fretta di chiudere le indagini. Anche in questo caso è stato scelto il rito abbreviato per avere uno sconto di pena. Ma anche questa qua, io mi sono posto delle domande. Perché questo rito abbreviato? Perché si danno queste agevolazioni a queste persone? Io l'altra volta chiesi a un procuratore generale, credo che sia, non ricordo bene, comunque so che era un procuratore, durante una seduta dove io ho fatto una domanda diretta dicendo: ma mi dico una cosa, se l'assassino di mia figlia viene condannato per omicidio volontario e viene riconosciuta l'infermità mentale, perché in quel momento era incapace di intendere di volere, viene sempre condannato per omicidio volontario. Mi ha detto sì. Allora io mi vuole spiegare perché, se c'è volontarietà, si riconosce che in quel momento era incapace di intendere di volere? Se c'è volontarietà, io non penso che sia, è contraddittoria questa cosa. Magari nella mia ignoranza mi sono spiegato male, però non ho avuto risposta. Questi riti abbreviati servono soltanto, come dire, secondo me sono degli accordi riti abbreviati, anche durante l'arresto, cioè hanno trovato un qualcosa che, per non far capire che ci siano degli accordi, si fa questo rito abbreviato. Il rito abbreviato serve per togliere un terzo della pena, ma perché togliere questo terzo della pena? Quando poi noi sappiamo benissimo che i 30 anni possono diventare 24 in appello, possono diventare 16 in Cassazione, diventeranno 10 poi con buone condotte e così via. Cioè, è assurdo. Allora, si dà una pena certa, condanni 15 anni che si faccia 15 anni, condanni 20 anni che si faccia 20 anni. Questo rito abbreviato per me è una presa in giro soltanto per chi resta a subire questa violenza, perché è violenza. Io la ringrazio, signor Scialfa. Io ringrazio voi. Un in bocca al lupo per tutto l'iter, malgrado comunque il dolore resterà nel cuore.
Se non sono stato molto chiaro, ma io difficilmente che al telefono riesco a parlare. È stato chiarissimo, le siamo vicini, un in bocca al lupo ancora, grazie, grazie a voi mille. Tutti, una buona serata. Buonasera. Buona serata a lei. Avvocato, una domanda a bruciapelo. Mi chiedono pubblicità. La domanda gliela pongo dopo, siamo in diretta, quindi va bene così. A tra poco. Rientriamo subito in studio. Abbiamo ascoltato precedentemente la telefonata in diretta di Giovanni Scialfa, il papà della vittima per mano del suo compagno Vanessa Scialfa. Ripercorriamo velocemente la storia per chi non ne fosse a conoscenza. Ci troviamo ad Enna, 30 anni, a Francesco Lopressi, il fidanzato che abbiamo visto in questo momento, il compagno che abbiamo visto in foto. È stato condannato a 30 anni di carcere Francesco Lopressi, il 35enne che ha strozzato e poi gettato da un viadotto Vanessa Scialfa, la fidanzata di 20 anni, il 24 aprile del 2012 a Enna. Prima della sentenza di primo grado, Lopressi ha lasciato una dichiarazione spontanea per chiedere scusa alla famiglia della vittima, di cui abbiamo parlato poco fa ampiamente. Difficile il perdono, ci diceva infatti il signor Scialfa, e una cosa importante è che l'omicida arrestato qualche giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Vanessa confessò di averla soffocata per gelosia, quindi ritorna nuovamente il movente della gelosia. Sessione. Quindi siamo sempre sul caso del femminicidio, ne ripercorreremo un altro per quanto riguarda invece il caso di Antonella Alfano, tra poco, e sentiremo anche i genitori. Stavo per fare una domanda, stiamo parlando appunto di omicidi efferati, come abbiamo letto poc'anzi è stata strangolata e gettata in un viadotto, quindi c'è un bel lasso di tempo. Avvocato, quando si presenta da lei un assassino, si riesce a difenderlo per etica professionale, per deontologia, perché il lavoro, si riesce o in quanto persona si hanno dei ripensamenti? Partiamo dal principio che la difesa è un diritto costituzionalmente garantito e non si è colpevole fino a sentenza definitiva, a condanna definitiva e quindi sentenze non più impugnabili, quindi primo, secondo e terzo grado di giudizio. Premesso ciò, io penso che l'avvocato può scegliere di difendere o non difendere, però il problema non è questo. Poco fa il papà della ragazza uccisa ha messo veramente in rilievo una cosa molto importante. Quando si è costituiti parte civile, quindi si è in rappresentanza della persona offesa, quindi la vittima in questo caso, e questi sono i genitori, ci vuole anche un atteggiamento di buon gusto nei confronti, diciamo, dell'avvocato che tenta a screditare la vittima, ecco, questa è la cosa brutta, o comunque tentare di attenuare le responsabilità della persona che ha commesso l'omicidio o il femminicidio, in questo caso solo per avere o uno sconto di pena o comunque non prendersi tutta la responsabilità. Noi diciamo che realmente quando succedono determinate cose senza e giustificare, perché in un momento di impeto, no? Prima si parlava di delitti passionali una volta, ora si parla quasi di una forma di giustizia fatta da sé, da parte degli uomini, come se le donne fossero il nemico principale, il nemico numero uno. In realtà noi dovremmo partire dal concetto che tutti siamo esseri umani e abbiamo pari dignità. Ci sono gli uomini cattivi come le donne cattive, però di questa violenza di genere nei confronti della donna è sempre legato a un fatto, se stiamo tutti attenti, legato alla sessualità, no? Il fatto della gelosia, il fatto del possesso, dell'appartenenza, diciamo, fisica della donna all'uomo, diciamo, ormai è atavico, non è stato superato nonostante, diciamo, le lotte femministe, eccetera. Però il problema non è solo, diciamo, degli uomini, è anche della società, il fatto che mancano i valori, no? E c'è i figli che assistono alle liti tra genitori, no? Tra papà e mamma, e il papà che utilizza vocaboli offensivi, denigratori nei confronti della mamma e dei suoi figli, no? Questo fa crescere nei ragazzini l'idea che le donne hanno sempre tutte le colpe, diciamo nella maggioranza delle persone, anche perché poi crescono anche i ragazzi disturbati dal punto di vista psicologico, perché partecipano involontariamente, sono, diciamo, testimoni involontari di atti violenti contro le donne. Non dimentichiamo che anche i ragazzi, i bambini sono tutelati dalla legge come parti deboli anche, diciamo, nella normativa, nelle leggi contro i maltrattamenti in famiglia. Perché? Perché quando i bambini cercano protezioni
vanno dalla mamma, anche i figli sono visti dal papà, diciamo in questo caso da colpevole, come diciamo complici, no? Che oscurano, comunque negano falsi tradimenti, ad esempio, no? L'ossessione, chi hai, chi ti segue, chi vedi. Quindi coinvolgono anche i minori in questi tipi di, diciamo, tra virgolette, concetti di violenza nei confronti anche dei piccoli. È chiaro che questo può essere anche al contrario, nel senso rivolta all'uomo, quindi lo stalking può essere anche rivolto alla sfera maschile, in minor caso. No, io sì, vabbè, se noi parliamo di stalking e c'è atti persecutori, perché poi l'articolo 612 del codice bis del codice penale parla di atti persecutori, quindi sono un insieme di attività moleste e minacce continuate, ma ora c'è una sentenza della Corte di Cassazione di recente che c'è anche un solo caso, due casi possono costituire diciamo stalking e atti persecutori, se sono messi in atto dall'agente con l'intenzione di provocare stato d'ansia e paura, perché qual è il succo, diciamo, degli atti persecutori? Di mettere in crisi la persona, di farla rinchiudere in se stessa, di avere vergogna, di non comunicare e quindi anche di isolarla. Anche la, e, di, la e modificare quotidiana. Anche i suoi, certo, la vita la quotidiana, perché se io non esco, non frequento più le mie amiche, tutti, cioè poi è un fatto anche molto grave, perché c'è una diminuzione dal punto di vista della stima, dal punto di vista, diciamo, psicologico, no? Se io anche i sensi di colpa, quindi l'uomo con queste molestie, che possono anche trovare svolgimento attraverso anche Facebook, ci sono molte diffamazioni, no? Accuse, non dimentichiamo degli uomini che si sono vantati di aver ucciso le donne e subito hanno messo il messaggio su Facebook. Sì, quindi i mezzi di comunicazione, questo, della sorte. No, dico, i mezzi di comunicazione hanno una grande responsabilità. Cattiva comunicazione in tal senso, quindi quando questi mezzi sono utilizzati in maniera negativa, vorrei chiedere sindaco, un'altra forma di violenza sono le intimidazioni, quindi subite anche sfortunatamente sulla sua pelle. Da primo cittadino, che cosa intende dire ai giovani, nonostante, diciamo, una realtà difficile? La mancanza di valori porta spesso a far sì che accadano anche queste cose. Ma me a volte sembrano delle cose così banali e scontate, è incredibile che non ci sia coscienza. Io di recente ho fatto tre incontri, lezioni, diciamo, con dei bambini alla scuola Gaetano Guarino a Favara, e lì per lì ho fatto le stesse riflessioni che ho fatto con i grandi in occasione della fiaccolata quando hanno ucciso il ragazzo Morgana. È banale, cioè qui ai ragazzi che gli devi dire? Una cosa elementare, vero? A 15 anni, 16 anni tante volte ci si trova di fronte a una scelta, o un fare magra figura con l'amico che ti sfida a fare determinate cose che sono off limits, oppure fare la figura del pecorone, ma sono fesserie, perché lì per lì non si capisce, a quell'età non si capisce. E magari ci abbandoniamo, ci facciamo afferrare la mano dell'amico, andiamo oltre, off limit, lo superiamo quel limite. In verità entriamo in un vortice che ci allontana dagli affetti veri, ci mette in mano all'incertezza, al rischio, e da lì a poco abbiamo perso la nostra serenità, abbiamo perso la gioia di vivere. E fin qui, fin quando non capita la tragedia, ancora va bene. Quando capita la tragedia sono due le possibilità: o si muore ammazzati o si finisce in carcere. Ora, non è che ce ne siano gente così furba che la fanno franca, e per i ragazzi è un mito Totorrino o Cutto, ma Cutto è in galera, non è che è dall'altra parte, non è che è stata alla guai, e Binno Provenzano è in galera, cioè di cosa stiamo parlando? E che devo dire, Messina Denaro, che è il più potente, e ma dov'è? Il sorcio fa, cioè, certo, non hanno una vita normale. I ragazzi hanno la loro libertà, hanno la loro gioia. È una cosa elementare, cosa gli devo dire? Che è una strada completamente, ma è sotto gli occhi di tutti. Un uomo che sceglie la vita anche di sacrificio, emigra, se non è il lavoro qui, se ne va in Germania, alla fine ha la gioia di poter sorridere i suoi figli, ha la gioia di poter afferrare un figlio, lanciarlo per aria, prenderlo in braccio. Sono emozioni che la vita ti dà
se tu riesci semplicemente a fare una cosa elementare, vivere semplicemente con amore, che unica, cavolo, e irripetibile. Cioè, questa violenza che cos'è? E poi è naturale che quel sistema cerca di confrontarsi, ma sempre sbagliando, e cerca di condizionare che gli uomini liberi che non accettano e lo fanno con le minacce. Beh, sia chiara una cosa. Io penso che la gioia più grande che mi ha dato la vita è quella di assaporare la libertà, giorno per giorno. E quindi la minaccia, certo, ti crea tensione, ma io preferisco vivere da persona civile, e quindi se c'è la minaccia l'affrontiamo, andiamo avanti, ma io non rinuncerò mai ai valori che mi rendono uomo felice, ed è la libertà. Quindi ragazzi, cosa dire? State nel binario delle persone normali, perché la scommessa più grande non è fare il malandrino e come uno scemo perderci la vita o andare a finire in galera. La scommessa più grande della vita è essere persone normali. Questa è la forza. Mio padre a 90 anni si godeva di poter leggere le poesie, raccontarle ai figli e ai nipoti, ai ragazzi lì al giardino, ma questo l'ha potuto fare perché ha sfidato una cosa elementare, la normalità, e lui ce l'ha fatta a 90 anni. Tanti ragazzi a 20 anni non vedono più la luce. Ritiene che Palma di Montechiaro sia una città difficile? Ma Palma è difficile, attenzione, devo dire una cosa, io poco fa sentivo parlare di non partecipazione a questi fatti di incresciosi e terribili di Licata. Guardate che Palma di Montechiaro, nella manifestazione del 10 di ottobre, c'erano 1200 ragazze nella scalinata della Chiesa. Sì, tra l'altro c'era molta partecipazione. Allora state attenti a una cosa. Lì la forza di un nucleo di uomini, non è che sia stato granché, però permanente, attiva, a dire e a predicare questi non valori della mafia, perché non è vero che il malandrino è uomo d'onore, che onore è un uomo che fa piangere la mamma, è un fasullo, un essere senza valore, chi le ha fatto l'onore? Che onore è un uomo che uccide o scioglie un bambino nell'acido? Chi gliel'ha dato l'onore? Non esiste, qui parliamo di vermi in movimento. Ebbene, noi l'avere nel tempo spiegato quali sono i valori importanti, io dico che oggi Palma di Montechiaro respira un po' meglio. È vero che è chiara una cosa, che a Palma di Montechiaro un ragazzo a 23 anni, a 24 anni, prende la pistola e ammazza una ragazza, e non è affatto, perdone avvocato, la demolizione, diciamo, del ruolo della donna non è soltanto data dall'immagine consumistica che se ne fa giorno per giorno. Purtroppo non dobbiamo andare lontano, fino a qualche decennio fa c'era l'omicidio d'onore, e quindi è chiaro che il valore purtroppo di arroganza, di prepotenza è atavico, ed è un'azione completamente di essere arretrati, non è dei soggetti evoluti. Quindi io dico questo, che purtroppo il portare la pistola, uccidere una ragazza, non è una cosa normale. Cioè, noi, i nostri figli, tempo fa vedevo su Facebook un papà che sorrideva perché c'era la foto col bambino, la pistola in mano. Ma che c'hai da ridere, cretino? Cioè, perché non gli insegni a tenere un fiore? Io penso che una persona che non ha assimilato nella vita questo rapporto di competenza con le armi è più difficile di chi di fatto le ha maneggiate come se fosse un giocattolo nella vita, di utilizzarle. Ecco quello che succede un po' nel sistema banditistico americano, di chi può comprare la pistola dove vuole. Ebbene, io ritengo che non siamo migliori degli altri, c'è un po' si respira un po' meglio. Io ho vissuto gli anni 90 ed era difficile dire la parola mafia, non si poteva dire a Palma di Montechiaro. Però attenzione, abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di un'evoluzione anche del confronto, della cultura. Avete fatto bene a fare questa trasmissione, che onestamente mi ci trovo, perché stiamo parlando di cose serie, non stiamo parlando di speculazione come purtroppo succede in dei talk show meschini che vedo giorno per giorno la televisione, e mi fa tristezza. E perché serve? Serve perché chi ci ascolta capisce che un primo cittadino non ha problemi a poter dire: io uno schiaffo alla nonna non l'ho dato mai, e per questo non mi sento inferiore agli altri, anzi sono il primo cittadino. Cioè, questa è la forza. Allora, queste sono occasioni che voi offrite, però attenzione, non facciamo poesia, non è soltanto attraverso la buona educazione. Noi dobbiamo stirpare le radici delle piante malate, e questo lo si può fare solo se lo Stato italiano decide una volta per tutte, da Roma in giù, a rigovernare l'Italia.
È arrivata tra l'altro una domanda per padre Totino, in cui si dice: come si può uccidere con tanta crudeltà come nel caso Truisi? Quindi è rivolta a lei, quindi c'è la vicinanza alla Chiesa. Com'è possibile? Io suppongo che chi uccide in maniera così efferata ha dinanzi a sé il linguaggio della non umanità, perché Caino, che uccide suo fratello Abele, è una storia così letta anticamente nella Bibbia, lo uccide perché ha invidia di suo fratello e ha avuto una motivazione a modo suo per ucciderlo. Quando invece le motivazioni diventano di carattere estremamente materiale, allora l'altra persona è un giocattolo, un piccolo animale da calpestare. E ha ricordato come mai quello fu capace di liquefare un bambino con l'acido. Come si arriva a questo? Significa che non c'è nessun linguaggio di umanità e che per loro, se non c'è veramente una prima redenzione interiore, non ci sarà mai redenzione, perché non è possibile avere una redenzione per chi distrugge veramente un'altra persona umana. È come un peccato che non può essere risolto. Tra l'altro, padre, arriva un'altra domanda sempre per lei, in cui si dice: il Papa invita alla pace e non a non uccidere in nome di Dio, ma questi delitti non possono portare ad un calo della fede, ci chiedono. Sì, e questi omicidi non sono guardati così come una lezione di catechesi che si possa fare. Il dire di andare incontro alla pace, il dire di non uccidere, è un problema molto grande. In questi giorni abbiamo parlato di Monsignor Romero. Monsignor Romero, secondo quella legislazione, apparteneva anche a un grado di generale dell'esercito, e gli dissero di andare a benedire l'esercito. Lui andò, ma sapendo dove stavano andando, disse: non uccidete i vostri fratelli, non uccidete i vostri fratelli. L'indomani, mentre celebrava messa, qualcuno lo andò ad uccidere. Ecco, c'è un richiamo a quello che è il senso vero di un messaggio cristiano, che è il perdono, che è la capacità di redenzione, che è l'indirizzo su cui dobbiamo veramente darcelo come segno della nostra vita. Però è anche vero che in questo, come lo chiamiamo ormai, villaggio globale, perché così lo dobbiamo chiamare necessariamente, abbiamo bisogno anche di tante differenze, per cui il giudizio può essere diverso nel caso. È arrivata un'altra domanda, questa volta per lei, Sindaco. Come poter prevenire questi atti efferati di violenza, ci scrivono? Ma innanzitutto va fatto, secondo me, un lavoro alla radice, come dicevamo prima. Alla radice, da intelligence, perché è così che si ricostruisce un territorio. E a livello locale, invece, lei? Va filtrato il territorio anche a livello locale, ma ci vogliono mezzi. Non è che ci si può attendere da 12 uomini dislocati in un territorio che vaglia. Ci prendiamo impossibile. Ci vanno mezzi, e allora si interviene e si fa, da una parte. Dall'altra, non ci dimentichiamo che molti sono giovani, perché nella fase del giovane che si avvia una vita sbagliata, perché difficilmente da vecchio poi si ci arriva, certo, a fare la scelta di vita sbagliata. È nella fase, purtroppo superata l'adolescenza, che si parte. Lì è anche importante un altro aspetto. Io avevo iniziato con Franco Giordano, l'arciprete precedente, e non ho avuto tempo per poter fare le giuste riflessioni, perché anche adesso abbiamo un arciprete in gamba a Palma, Gaetano Montana. E avevamo fatto una riflessione: bisognava lavorare sulle mamme.
se noi riusciamo, perché non dimentichiamolo mai il meccanismo, sì, se manca una mamma la famiglia si disfa, non esiste più. Se manca un papà la famiglia, allora c'è un ruolo matriarcale da noi che probabilmente molto, ma molto potrebbe fare. Perché è proprio quel passaggio, io ricordo dopo la fiaccolata del 4 novembre del 2013, dopo l'omicidio di quel ragazzo di Morgana, io spiegai che non c'è più sbagliato di pensare che il malandrino è uomo d'onore, proprio per le cose che dicevo poco fa, perché quello che canta mamma addosta, la mamma nel cuore, è falso, perché il primo che gli regala il chiodo più la profondo sofferenza nel più cuore grande a una mamma è proprio il figlio malandrino, perché o finisce in galera o viene ammazzato, quindi è un ipocrita. Allora, dicendo questo in piazza, dopo un 2-3 giorni, una moglie di un mafioso che ormai non c'è più, mi venne a trovare lì, l'usciere del mio ufficio era un po' allarmato, visto le parole forti che uso durante i comizi, ho detto fatela parlare, perché è un essere umano, vediamo. E quella signora, con molta dignità, senza fare tanto cinema, mi ringraziò per le parole di quella sera. Allora io dico che probabilmente molto spesso sbagliamo noi a pensare che soltanto con l'amico nostro giudice, che è un esempio, attenzione, perché se oggi i siciliani parlano tanto di mafia, si parla di confisca dei beni, perché ci sono stati uomini che hanno rinunciato alla propria vita, come Falcone, come Borsellino, come tanti altri giudici, tanti poliziotti, che oggi ci troviamo in queste condizioni. Però attenzione, c'è un aspetto educativo, che è quello dei valori, che diventa fondamentale. Che derivano tra l'altro dalla famiglia. Ci fermiamo un attimo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco. Rientriamo nuovamente in studio, nel frattempo sono arrivate diverse domande che giro immediatamente, senza perdere tempo, innanzitutto all'avvocato Carlino, in cui uno spettatore le chiede: avvocato, spesso le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario, ma poi i giudici e i magistrati rigettano prove o parte di esse, magari ci troviamo assassini accanto nei bar, al supermercato, eccetera. Cosa rispondiamo a questo spettatore? Ma non si può negare che succedono anche queste cose, ma mettiamoci nei panni dei magistrati che sono chiamati ad applicare la legge, ma spesso la legge è fatta in modo tale da essere interpretata in maniera diversa. Anche i magistrati sono uomini e possono sbagliare. La cosa grave è che quando volutamente alcuni magistrati non applicano conformemente la legge, solo per motivi, diciamo così, non spiegabili. Le ingiustizie sono sempre esistite e esisteranno sempre, però questo non significa avere scarsa fiducia nella magistratura, perché come in tutti i settori ci sono avvocati più o meno bravi, onesti, altri meno bravi e meno onesti, così anche i magistrati. Però diciamo fare per uno o due casi che magari succedono, no? Si possono verificare, non si può condannare in toto la magistratura. Certo, non si può fare di tutto l'erba un fascio. Poco fa diceva il sindaco che molti magistrati hanno dato la loro vita proprio perché ci hanno creduto. In maniera esemplare. In maniera esemplare. Un'altra domanda importante, direi, è rivolta invece a lei, sindaco, in cui lo spettatore ci dice: secondo lei gli omicidi crescono sempre più perché provocati dalla cattiva situazione economica che stiamo vivendo oggigiorno? Bella domanda. Basterebbe guardare la scheda di poco fa, non ho visto un omicidio fatto in un supermercato per rubare arance o un pezzo di pane. Lì abbiamo visto omicidi, purtroppo, corpi bruciati, che molto spesso si consumano omicidi per dividere soldi, che è una cosa diversa. Quindi non parliamo, non confondiamo le cose. La povertà porta con sé tante volte dignità, porta decisione, certo, la tensione, la disperazione a volte veramente fa perdere il controllo, ma attenzione, non abbiamo visto un solo omicidio consumato per andare a rubare panini, assolutamente no. E allora il problema molto spesso sta altrove, perché le persone oneste, se non hanno lavoro, presumibilmente se ne vanno a cercarla a 3.000 chilometri, abbandonano, si allontanano dagli amori, dagli affetti. I delinquenti invece vanno a dividere i soldi, villette e poi si ammazzano come cani. È una cosa diversa. Allora il problema è un altro, è un consumismo animale che sta accentuando ancora di più
purtroppo l'appetibilità fra i giovani adesca facilmente il giovane, questo è un danno vero, ma stiamo parlando di consumismo, non stiamo parlando più di povertà, perché la povertà non la possiamo associare con la violenza e il crimine. Il crimine sta proprio in quella cultura di delinquenti che vogliono accaparrarsi il denaro senza lavorare, quando non ci tocca. Tutto questo il denaro sistema. Facile e l'emulazione, come dicevamo anche durante quello è l'aspetto educativo. Io immagino che da sindaco ho cercato di portare avanti tutta una serie di progetti, lei conosce, noi abbiamo portato 11 ragazzi che sono stati promossi col 100 a Bruxelles, abbiamo premiato le glorie palmesi nel mondo, stiamo riconoscendo cittadinanza, perché? Per far capire ai ragazzi che Gaetano Monachello è diventato una star, non certo sparando gioiellerie, ma indossando una maglietta di calcio, e ha fatto una cosa elementare, il calcio, si è impegnato, il papà sacrifici, Milano, e ci è riuscito. Ha aggregato. Questo è uno, poi abbiamo eccellenze come quella che mi ha ospitato a Parigi vincendo il premio La Mongolfiera, Francesco Giganti, dall'Istituto dell'incoraggiamento dell'industria, così è chiamata, nazionale francese, e l'ha fatto con lo studio. Quelle sono eccellenze che probabilmente riconosceremo poi in una targhetta di strada per dire via Tizio, difficilmente riporteranno il nome di una strada i criminali. Bene, un'altra domanda invece per lei, padre Totino. Come può un genitore a cui gli è stato tolto l'affetto più grande, quale il figlio, perdonare il suo assassino? Così c'è scritto. Il perdono è un cammino che si deve fare, perché il linguaggio della fede deve aiutare un genitore non inizialmente così ad avere dinanzi l'assassino a cui porre il perdono hic et nunc, ma deve comprendere insieme all'altra persona, ed è questo il punto grave, che quello ha sbagliato, che quella persona ha capito di aver fatto del male. Allora, incominciando un cammino quasi parallelo, allora si può domandare un linguaggio di perdono. Ma se non c'è questo cammino dall'una parte e dall'altra, allora rimane sempre quella rabbia interiore di aver perso un figlio, e in un modo così grave e così violento che non è facile, che non è facile. Padre, intanto passiamo anche ad un altro caso di femminicidio, in quanto l'impianto accusatorio ha avuto di recente il suo suggello, quindi con una condanna definitiva a 18 anni per Salvatore Rotolo, quindi il carabiniere che ha assassinato in maniera atroce, oserei dire, la compagna Antonella Alfano di Agrigento. Al telefono con noi c'è la sorella Rosanna. Pronto? Pronto, salve, buonasera. Buonasera a lei, benvenuta in trasmissione, stiamo parlando di una tematica delicata e quindi capiamo il dolore che sta attraversando e che ha attraversato nel corso di questo periodo. 18 anni, bastano per perdonare? Diciamo che il perdono significa donare, fare un dono a qualcuno, per come è stato insegnato a me. A me è stato tolto, non ho niente da regalare a nessuno e anzi dico pure che mi vergogno di essere una cittadina italiana, perché uno Stato deve soltanto tutelare i diritti di una persona, specialmente di chi è vittima. A noi è stato tolto una persona meravigliosa. A me come sorella, a mia madre come madre, quindi in quale figlia, e a mia nipote come figlia di mia sorella. Scusi il gioco di parole, però è così la vita, purtroppo. Comprendiamo, assolutamente. Per me 18 anni mi dico una cosa, è una cosa ridicola, la barzelletta, perché se paragoniamo il caso di mia sorella, non so se avete letto, avete visto, non so, qualche foto, cose sì, varie. In questo momento ci sono le immagini in sovraimpressione. Bene. Con le foto di sua sorella. Di mia sorella, la persona.
Sì. Non da quello che è stato giusto per come lui l'ha ridotta. No, la persona, la splendida ragazza qual era? L'ex modella. Bellissimo, che adesso è, la vediamo noi in elite. Se paragoniamo questo omicidio così grave, così efferato, così calcolato al lavoro, che tra virgolette è lavoro perché Fabrizio Corona è un fotografo ed è stato condannato, se non mi sbaglio, a 14 anni. Se paragoniamo anche il caso di quella ragazza sfigurata dall'acido, poverina, mi dispiace perché era viso sfigurato e le rimarrà per sempre, a meno che poi la chirurgia estetica non faccia il suo intervento e non so fino a che punto. Però è viva, può continuare una sua vita. Il suo mandante è stato condannato a 20 anni. Mi dica lei dove sta la giustizia italiana. Io mi vergogno di essere italiana. Scusi lo sfogo, però... Ha perfettamente ragione di fare lo sfogo, in quanto sente questo, ha questo stato d'animo, sente ancora ovviamente una ferita che brucia e difficilmente si rimarginerà. Ma mi brucia perché, scusi, ma non c'è nessuno che mi fa dormire serenamente. Io questo, se tutto va bene, io fra 10 anni me lo trovo davanti, perché ha 18 anni, però poi ci sono gli sconti di pena e cose varie. Già 3 anni se li ha fatti. È un po' la domanda che è arrivata a padre Totino in questo momento, che è in studio con noi, appunto il fatto di ritrovarsi fianco a fianco, appunto nel bar, nei ristoranti o un altro locale, l'assassino... Allora, scusi se le interrompo, io già, lui è ucciso mia sorella a febbraio, quindi esattamente domani c'è l'anniversario di mia sorella, domani è il 5 febbraio e mia sorella compie il suo anniversario purtroppo, e io già... Da febbraio a giugno, quando è stato arrestato, questa persona la trovava dirigendo in giro. Io ho 2 bimbe da tutelare, mia figlia e mia nipote. Io la ringrazio per il suo intervento. Io ringrazio voi immensamente. Scusate la mia rabbia, però brucia. Io credo che in questi casi bisogna parlarne, perché si tiene alta la memoria della persona che non c'è più, della persona che ha subito, e anche la famiglia che continua a subire, subirà per sempre, mi dispiace dirlo ma è così, il dolore della perdita di un caro, in questo caso di una moglie, di una sorella, di una compagna, di una persona che è stato un affetto e lo è tuttora, nonostante non ci sia più. Quindi tenere alta la memoria... Io dico a tutte le donne... di non subire, di non cercare di cambiare le persone perché non cambieranno mai, e di farsi un corso di autodifesa, perché questo oggi è importante, avere padronanza del proprio corpo. Benissimo, sta dando dei consigli preziosi, di cui tra l'altro parleremo tra poco anche con l'avvocatessa Carlino, perché sarà realizzato infatti anche un convegno presso l'Istituto Filippo Re Capriata, in cui ci sarà anche una dimostrazione, avvocatessa, di autodifesa al femminile. Ne parleremo tra poco. Io la ringrazio immensamente. Grazie, signora a voi, Alfano. Una buona serata. Un in bocca al lupo a lei e le siamo vicini. Grazie. Buona serata. Arrivederci, buona serata a tutti voi. Salve. Padre e sindaco, io vi pongo una domanda che credo sia spontanea, in quanto Salvatore Rotolo, che in questo momento è detenuto, svolgeva un mestiere che è molto particolare, svolgeva il mestiere di carabiniere. I carabinieri dovrebbero tutelare le figure, ovviamente i cittadini, eccetera, eccetera. Questo è un po' un caso a parte, diciamo una mosca bianca, in questo caso lascia un po' basiti. Ma sarebbe il caso di ripetere periodicamente dei test psicologici anche per vedere l'attitudine, se ci sono dei cambiamenti a livello psicologico? Ecco, mi avrebbe fatto piacere anche sentire l'intervento di una psicologa questa sera, perché avrei posto questa domanda. Sindaco, innanzitutto. Ma che ci sia la necessità, per il ruolo che si svolgono, di una maggiore attenzione e selezione è auspicabile, però... Ricordiamoci poi alla fine che
Un omicidio di questo tipo non penso che possa essere una cosa di persona normale, cioè quando si perde completamente l'equilibrio si reagisce in questa maniera, e questo capita, vuoi che sia ingegnere, cioè appartiene all'ordine di iscrizione mio, vuoi che sia carabiniere, cioè io questo purtroppo dico, sarebbe opportuno auspicare, perché poi quando si perde la fiducia e perché magari si vede che un giudice non è lucido, allora quello è un altro paio di maniche. Però nelle altre cose, in queste, io onestamente non so se c'è una bacchetta magica che possa risolvere questi problemi, perché secondo me l'omicidio normalmente, a parte i folli che si vanno a dividere il denaro e si sparano, quelli c'è ragionato, partono con le armi, ma l'omicidio in un sistema, diciamo, normale è perché si esce fuori dalla normalità, la pazzia, e quella purtroppo capita a chiunque. Padre. Non sarebbe auspicabile. Voglio ribadire che purtroppo non è l'unico caso, e quindi ne abbiamo avuto tanti casi. E, si potrebbe anche prolungare un discorso che è legato anche alla struttura stessa della caserma, del carabiniere, della vita del carabiniere, eccetera. Il movimento che dovrebbero fare, che molte volte il fatto di essere fermi in un posto per troppo tempo lascia a desiderare. E come per ogni cosa c'è un linguaggio di avvicendamento oppure anche di ripetizione del proprio status vero e proprio, quindi ci sono dei corsi di aggiornamento, eccetera, non so come poterli chiamare, ma dovrebbero essere anche frutto di una revisione della vita anche di un carabiniere o di una persona che appartiene alle forze dell'ordine. Certo, è un caso questo, è un caso. È un caso, ma non è l'unico. Sporadico? No, sporadico non tanto, perché ne abbiamo sentito diversi casi in cui si usa la pistola di ordinanza per sparare e spararsi. Allora sì, entra il caso di cui faceva cenno il sindaco, che realmente si tratta di gente che esce fuori dalla normalità e quindi ha bisogno di un giudizio diverso. Benissimo, riprendiamo, avvocato, il filone del convegno che ci sarà, che ha organizzato l'OPA, l'Osservatorio Permanente Antiviolenza di Genere. In questo momento mi dicono che c'è anche Saverio Platamone a telefono, è pronto a intervenire. Due battute per quanto riguarda il convegno. Allora, è fissato questo convegno per il 7 febbraio, è un sabato, presso l'Istituto Filippo Re Capreata di Licata. Quindi la vicinanza con i giovani si importante. Si terrà dalle 11.30 fino alle 13.30, più o meno, insomma, siamo lì. E sarà molto interessante perché parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, quindi il rappresentante... Il dirigente dell'anticrimine di Agrigento. Sì, giovane giudice. Ecco. Poi ci sarà il commissario straordinario Maria Grazia Brantara, parteciperà Marco Currao, che rappresenta per ora il comando dei compagnia di carabinieri di Licata. E poi c'è l'ispettrice di polizia Annalisa Gianghetti, che diciamo si è occupata in maniera diretta anche di denunce fatte dalle donne e anche dei collegamenti col centro antiviolenza, che se Dio vuole si sta realizzando a Licata, e speriamo che porti molto aiuto alle donne, principalmente in via preventiva. Sarà anche un rappresentante di Palma di Montechiaro, c'è l'assessore Agata Vinci, assessore dei servizi sociali, mi pare, che parlerà anche lei come ospite per dire la sua esperienza nel territorio di Palma, diciamo come si svolgono. Comunque la cosa più bella è che i cittadini licatesi potranno, soprattutto le donne di Licata, avere questo contatto reale, diciamo, con altre donne che si occuperanno di loro. Vero è che la difficoltà concreta è quella di avere degli spazi, speriamo che abbiamo già, diciamo, ci siamo mosse per ottenere dei locali per accogliere e ospitare le donne, perché quando litigano comunque sono minacciate, no, cioè
hanno bisogno di un aiuto immediato e quindi è normale che ci dobbiamo dare da fare. Speriamo che i cittadini licatesi, anche le autorità politiche, comprendano che nel territorio di Licata un evento così, diciamo, importante a tutela delle donne è necessario ed è stato, diciamo, un po' trascurato anche. Ci fermiamo un attimo per ritornare subito sul convegno per spiegare in due parole appunto come si svolgerà, perché è molto diverso dal solito convegno, e spiegheremo il motivo. Abbiamo in linea Saverio Platamone in questo momento, il presidente del Consiglio Comunale. Pronto? Buonasera. 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 Un saluto a lei e ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. Grazie mille. Stiamo trattando un tema molto particolare, quello che riguarda appunto la violenza, dei casi che si sono registrati nel territorio di Licata, Palma di Montechiaro, Agrigento ed Enna. Abbiamo avuto diversi interventi telefonici. Presidente, qual è il suo punto di vista nei confronti di questi ultimi episodi efferati? Ma guarda, il mio pensiero è quello che sono totalmente rimasto scioccato, una violenza inaudita, tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, senza dimenticare anche fatti precedenti, degli anni precedenti, fenomeni che ci lasciano veramente di stucco, che ci devono fare riflettere su dove sta andando la nostra società, in senso lato, per quanto riguarda quella italiana, ma per quanto ci riguarda in maniera particolare sul nostro territorio, questi eventi che vanno combattuti in maniera energica e si devono mettere in campo tutte le azioni necessarie. Io registro da qualche giorno una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio e questo devo dire mi fa molto piacere, perché come cittadino mi sento più tutelato. Devo dire che mi auguro e spero vivamente che gli autori dei tanti delitti che ci sono stati e dell'ultimo pure vengano assicurati al più presto dalla giustizia, perché solo in questo modo riusciamo a dare risposte ai cittadini che vivono con preoccupazione questi eventi. Bene, grazie per il suo intervento, Presidente. Grazie a voi. Una buona serata. Non esserci, ma sono fuori fede. Va bene, grazie. Buonasera. Grazie e una buona serata. Buonasera. Grazie per il suo intervento. Congediamo in questo momento, quasi a chiusura di puntata, padre Totino Licata. Ringrazio anche lei per essere stato con noi, per il suo importante apporto, contributo alla nostra puntata, una puntata un po' particolare, delicata, oserei dire, in cui abbiamo parlato di diverse personalità, abbiamo parlato di diverse vittime, ahimè, quindi abbiamo parlato anche di diversi episodi. Intanto, congedando padre Totino Licata, vi lascio a qualche minuto di pubblicità. Tra poco. Rientriamo in studio con l'ultima tranche di questa puntata un po' particolare, quindi di approfondimento giornalistico sui casi di cronaca nera che hanno investito Licata, Palma di Montechiaro, Enna, Agrigento. Ecco, noi ci siamo occupati questa sera di queste vicende tragiche, queste vicende funeste, ma in realtà comunque ci sarebbero tanti altri casi che coinvolgono un territorio molto più ampio. Ecco, in chiusura, avvocato, diamo delle delucidazioni su quello che sarà il convegno dibattito, se così lo possiamo chiamare, realizzato, organizzato dall'OPA, quindi l'Osservatorio Permanente Antiviolenza di Genere, quindi un gruppo, un'associazione neonata, nata molto di recente e che muove i suoi primi passi e che auspica un futuro, insomma, ricco di possibilità. Sì, diciamo che questo convegno dibattito sarà molto importante, perché si rivolge comunque a un pubblico giovanile, quindi sono gli alunni dell'istituto che hanno un'età compresa dai 14 ai 18 anni più o meno, no? E siccome l'intento è quello di sensibilizzare, educare al rispetto della donna, no? Le donne dell'OPA praticamente hanno simpaticamente organizzato, diciamo, questo dibattito, convegno dibattito, come una forma di interazione tra i presenti, gli ospiti, che già abbiamo detto, con i ragazzi, che in forma anonima
possono porre delle domande e ottenere delle risposte. Questo per tutelare un po', diciamo, la timidezza o comunque l'imbarazzo di chi vuole fare delle domande specifiche agli ospiti. Poi ci sarà anche una, diciamo, dimostrazione pratica di autotutela, diciamo, di autodifesa meglio da parte delle donne, perché ci sarà presente un signore che ci darà delle dimostrazioni di Si sarà di presente autodifesa. Infatti Bruno Ballacchino, che tra l'altro è istruttore. E devo dire che ha mostrato molto interesse, perché grazie a Dio, oltre agli uomini che picchiano le donne, sono quelli che aiutano a difenderle, diciamo, e attraverso questi strumenti. Poi ci saranno anche, sarà l'occasione per ricordare Rosa Balistreri, perché una nostra conterranea che, non dimentichiamo, è stata anche lei una donna violata, ha subito degli abusi e comunque è passata alla storia come una donna che ha reagito e ha reagito fortemente con la sua arte. E quindi ci sarà un momento dedicato a Rosa Balistreri e precisamente sarà rivolto, diciamo, l'attenzione a uno dei, diciamo, una canzone in particolare che rappresenta la sua storia. Che non sveliamo, ovviamente. Che non sveliamo. Poi ci saranno anche, verranno proiettati dei video che riguardano questo problema del femminicidio. E poi ci saranno dei brani proprio con riferimento al tema che saranno lette dalle persone, diciamo così, che, o meglio dalle socie di questo, della compagnia teatrale Liberamente. Quindi un mix, ma speriamo e sicuramente ci crediamo, è stato ben organizzato. Che possa veramente non annoiare, perché normalmente i convegni rivolti agli studenti magari fanno sonnecchiare, perché sono temi, poco fa parlavamo dell'indifferenza, no? Però noi tendiamo di, come dire, interessare e incuriosire gli uditori proprio per questo motivo, perché non si parlerà solo del tema e quindi ci saranno solo persone che parlano, ma ci sarà questa forma di interazione con i presenti, quindi con gli ospiti, che poi saranno le varie figure, psicologi, legali, abbiamo visto i rappresentanti della forza pubblica e poi anche questa Agata Vinci, che si occupa, diciamo, di un territorio diverso dal nostro, che però può portare la sua testimonianza diretta, diciamo, importante, del è importante. Gli ultimi la cosa che chiediamo è che, diciamo, questa attenzione nei confronti delle donne non sia solo un'attenzione, diciamo, di chi fa parte dell'OPA, dell'Osservatorio Permanente Antiviolenza di Genere, ma che col tempo si possa, diciamo, anche se devo dire con molta onestà che sono arrivate varie forme di accettazione e anche congratulazioni, perché all'ICATA mancava, diciamo, una forma di un'associazione che si occupa delle donne. Però mi preme sottolineare che molti di noi fanno volontariato. Io posso offrire la mia azione legale, la psicologa può dare la sua consulenza legale per aiutare le altre donne, però non dimentichiamo che anche l'ente, comunque le istituzioni, non si devono dimenticare delle donne, non solo organizzando, sensibilizzando, ma anche dando un aiuto concreto. E spero che anche il Comune di Licata, la prossima amministrazione, ormai siamo nel momento della votazione, a maggio si voterà a Licata, chiunque venga eletto, diciamo, dai cittadini italiani, mostri un po' di interesse, diciamo, alla nostra società. Un po' di sensibilità, perché educare i giovani al rispetto delle donne è un passo molto primario e anche molto importante. Attraverso questa iniziativa, Sindaco, si crea una sorta di sinergia tra Licata e Palma di Montechiaro, grazie alla presenza del suo assessore Agata Vinci, l'assessore ai servizi sociali. Tra l'altro si tratta di una ragazza molto giovane, quindi che vive quella che è la spensieratezza della vita serale, della vita di comitiva, quindi della vita dei giovani. Quindi sarà un'ottima maniera per far convergere questi due territori che, come le ho sempre detto storicamente, sono molto legati tra di loro. Sindaco, cosa si potrebbe dire a tutte quelle famiglie i cui casi non sono stati ancora risolti e speriamo si risolvano nel giro di poco tempo? Ma io
Mi permetto di fare una riflessione anche sul convegno vostro del 7 e vi dico che molto spesso le strutture, le istituzioni non sono ormai attrezzate o organizzate all'altezza tante volte di quelle che sono le esigenze sociali e quindi una certa sussidiarietà diventa una necessità. E attenzione, qui ci troviamo di fronte a un fatto che lo stalking è diventato più attrezzato come legge che la nostra società, cioè invece che la legge sopraggiungere per normare le cose che normalmente succede così, che esistono, stavolta la legge ha anticipato i cittadini. Allora cosa succede? Succede che di fatto sul territorio la donna che si trova in difficoltà all'interno della famiglia va a tutt'oggi in caserma, è chiaro che il maresciallo non è un folle, allora un minimo di screening, un minimo di filtro lo deve verificare effettivamente della fondatezza, ma nel frattempo la donna si chiude, la donna è messa a disagio, la donna va a finire che ritorna e fa un passo indietro e va ad alimentare le condizioni di violenza all'interno, cioè a subirle, a ricreare il clima precedente. E allora l'andare a creare delle strutture che facciano da filtro con lo psicologo, cosa che prevede la legge sullo stalking. Siamo noi che siamo in ritardo. Io qui, inutile che faccio appelli qui al signor prefetto, ma bisogna stimolare che questa diffusione di un telefono, diciamo, aiuto, di questo osservatore di fatto sul territorio si diffondono in tutta capillarmente in tutta la provincia per aiutare le donne. Primo aspetto. Seconda questione, cosa dire? Io, al di là dell'espressione di consolazione, io rappresento la classe dirigente e io credo che invece dobbiamo fare di più come classe dirigente al Parlamento stavolta, cioè dove non è un problema di andare a chiedere un poliziotto in più in modo disorganico oppure nei tagli e dire noi non siamo Bolzano, non deve essere, no, qui ci vuole una strategia nuova che assicuri la vita dei nostri figli, che non sia la terra della mafia, la nostra, ma sia la terra della libertà, sia la terra della Valle dei Templi, sia la terra bella che è la Sicilia. E questo lo possiamo fare se liberiamo questa Sicilia da questo mostro, da questo animale che di fatto è un cancro che si diffonde e ci rende la vita difficile, ai nostri figli la mette la vita a rischio. Ecco, io penso che l'unico appello che devo fare lo devo fare a noi stessi come classe politica, scusandoci tante volte se all'altezza non lo siamo con le comunità. Benissimo, io credo che i minuti a nostra disposizione siano terminati, quindi la puntata si chiude qui. Vi ricordo che da domani sera potrete rivedere questa puntata sui nostri canali Vimeo, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e Google+, oltre alla replica che andrà in onda sabato alle 21, come avete visto in sovraimpressione. Con quest'ultimo intervento e congedando e salutando i nostri graditi ospiti, l'avvocatessa Anna Carlino, vicepresidente dell'OPA, dell'Osservatorio Permanente di Violenza di Genere, e il sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, e anche padre Totino Licata, che è andato via pochi minuti fa per ragioni personali, io ringrazio tutto il cortese pubblico che è stato a seguirci tutta la serata, in questa puntata in cui l'argomento era molto particolare, molto delicato. Alla prossima!